Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo con la situazione del comune di Pescara che in qualche modo va definendosi. L'attesa infatti è terminata, il sindaco Marco Alessandrini infatti ha sciolto la riserva e nella riunione di giunta con la nuova squadra di governo ha conferito le deleghe chiudendo di fatto il rimpasto. Enzo Del Vecchio resta il vice sindaco e mantiene le attuali deleghe ed è sostanzialmente il delegato alle infrastrutture e alla manutenzione della città. Giacomo Cuzzi, così come nella passata giunta, si occuperà del turismo e delle attività produttive. Deleghe invariate anche per Giovanni Di Jacopo alla cultura, Laura Di Pietro, verde pubblico e politiche europee, Paola Marcheggiani, rifiuti e decoro urbano. Giuliano Diodati acquista alcune deleghe dell'assessore uscente Delchi Sulpizio, come quella al bilancio, compito gravoso in un comune dichiarato in predissesto. Diodati resta delegato allo sport. Poi ci sono le new entry. Antonella Allegrino è stata incaricata di occuparsi delle politiche sociali e del welfare cittadino. Avrà anche la delega all'edilizia pubblica residenziale. In buona sostanza prende il posto di Veronica Teodoro. Stefano Civitarese Mattucci invece si occuperà dell'urbanistica e della semplificazione amministrativa. Delega in buona parte in capo all'ex assessore Sandra Santavenere, la donna più votata alle passate elezioni, che ha lasciato la giunta non senza sollevare polemiche, prendendosela soprattutto con il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Blasioli. Infine, Loredana Scotolati avrà le deleghe alla sostenibilità ambientale, beneficiando del rimescolamento delle deleghe voluto dal sindaco. Il primo cittadino ha mantenuto per sé le deleghe ai rapporti Stato-Regioni, alla Polizia Municipale e all'attuazione del programma di governo. Cambiamo pagina, si è svolta questa mattina presso la sede di Confindustria Abruzzo a Pescara il tavolo dedicato all'avvertenza della ICO di Alanno. All'incontro hanno partecipato le sigle sindacali e la proprietà. Obiettivo: cercare di trovare un accordo che eviti la mobilità per gli oltre 90 lavoratori. Solo una settimana fa l'incontro al tavolo regionale con il vicepresidente Lolli ed oggi quello in Confindustria. La questione ICO, che vede a rischio i lavoratori del gigantesco stabilimento ex Kimberly Clark, prosegue la sua marcia verso un accordo che tuteli lavoratori e proprietà. Questa mattina i sindacati hanno presentato le proposte volte ad evitare la mobilità, provando soluzioni diverse alla questione. Ovviamente quello che si cerca di gestire, quelle che possono essere sia sotto l'aspetto di ammortizzatori sociali, sotto l'aspetto che può essere di una riorganizzazione a livello di stabilimento, di azienda, ma anche quello che può essere la possibilità di trovare un eventuale acquisitore esterno. Si cerca di evitare la mobilità comunque? Si cerca di evitare quello che possono essere le situazioni più gravose per i lavoratori. L'auspicio è quello che si possa andare avanti con un percorso di condivisione sugli ammortizzatori sociali ed è quello che avevamo chiesto al tavolo regionale alla presenza di Lolli e quindi oggi andremo a fare questa verifica anche rispetto alle norme e rispetto a qual è un percorso per poter arrivare a questo traguardo. Il ruolo di Confindustria è quello di un'assistenza tecnica all'azienda e in base a quello che sarà l'esito del tavolo noi daremo i suggerimenti necessari per le operazioni che saranno svolte. È chiaro che è una situazione molto difficile da dover gestire e cercheremo comunque una soluzione che sia la meno impattante possibile. E ora un'altra avvertenza, quella della Santa Croce, continua il caos per i lavoratori, la sorgente è stata chiusa, l'imbottigliamento procede ma i lavoratori rimangono in mobilità, i sindacati chiedono delle risposte alla regione. I lavoratori dell'acqua Santa Croce sono ormai destinatari di licenziamento. Ad affermarlo è Franco Pescara, segretario regionale della FAI CISL, che richiama l'azienda e la regione Abruzzo alle proprie responsabilità. Dopo le vicissitudini, il bando del 2015, la concessione provvisoria e definitiva, spiega Pescara, la regione ha revocato il 4 ottobre 2015 la concessione alla società Santa Croce. Ad un anno di distanza però non c'è ancora traccia del nuovo bando, più e più volte annunciato. La FAI CISL sottolinea che gli obiettivi sindacali, ovvero mantenere in forza gli attuali 75 dipendenti al momento dell'esito dell'aggiudicazione della concessione, sono definitivamente naufragati proprio l'8 settembre scorso con l'avvio della mobilità da parte dell'azienda. Secondo quanto messo nero su bianco dalla società, sottolinea Pescara, le motivazioni di questa decisione sono legate proprio alla mancata autorizzazione a prelevare l'acqua per l'imbottigliamento dalle sorgenti di canistro.
ma non si comprende come, sottolinea la nota del sindacato, sebbene la Regione abbia negato la proroga, si continua ad imbottigliare, nonostante siano state avviate le procedure di licenziamento. La FAI-CISL manifesta dunque forti dubbi sul futuro dei 75 dipendenti e chiede un chiarimento immediato da parte della Regione, oltre all'emanazione del bando per l'imbottigliamento dell'acqua Santa Croce. Un'avvertenza, conclude Pescara, che si trascina ormai dal 2009 tra cassa integrazione e mobilità e contratti di solidarietà e al momento senza alcuna garanzia proprio per i lavoratori. L'omesso versamento dell'IVA attiene all'anno 2008, anno nel quale l'imprenditore Colella ha rilevato la Santa Croce S.p.A. dalla precedente proprietà, ereditando un debito incolmabile nel breve termine. La scelta era obbligata: non pagare interamente l'IVA 2008 alla scadenza per pagare lavoratori e fornitori al fine di consentire all'azienda di proseguire nell'attività, rateizzando in seguito il debito tributario. Così, in una nota, l'avvocato Roberto Fasciani, legale del patron della Santa Croce, Camillo Colella, sulla condanna del suo assistito da parte del Tribunale di Avezzano per omesso versamento dell'IVA del 2008 per circa 3 milioni di euro. La sentenza di primo grado, che non è ancora definitiva, si palesa ingiusta, spiega l'avvocato in una nota. Per tali motivi la sentenza verrà certamente appellata, fermo restando che l'imprenditore sta valutando il pagamento integrale estintivo del debito tributario. Il nuovo depuratore di Pescara avrà un commissario straordinario. Si tratta di Giampiero Leombroni, attualmente a capo dell'ERSI e commissario di ARAP. Questa mattina intanto è stato presentato il piano di risanamento dell'Agenzia per le attività produttive. Giampiero Leombroni sarà il nuovo commissario straordinario per la costruzione del depuratore di Pescara. L'annuncio è arrivato dal presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, a margine della conferenza stampa per annunciare il piano di risanamento dell'ARAP, l'Agenzia Regionale per le Attività Produttive. Leombroni, attualmente a capo dell'ERSI e commissario straordinario dell'ARAP, già impredicato di diventare il nuovo amministratore di ACA, ha spiegato i contenuti dell'incarico che a breve verrà formalizzato dal governo. Si spera che si possano attivare procedure commissariali che consentano l'accorciamento dei tempi generalmente dovuti all'approvazione delle fasi iniziali della progettazione dell'espletamento della gara, in maniera da tentare già per la prossima stagione estiva di dare un mare molto più pulito di quello che abbiamo avuto quest'anno. Diciamo che probabilmente per l'estate del 2018 sicuramente avremo una condizione del fiume e della depurazione molto più adeguata alle esigenze che esprime un territorio come l'Abruzzo, che viene percepito come essere la regione verde d'Europa. Per quanto concerne l'ARAP, D'Alfonso e Leombroni hanno annunciato il dimagrimento dell'ente. Oggi il costo del personale, che ammonta a 5 milioni di euro, incide per il 53% sul fatturato. 8 dirigenti e 15 quadri sono troppi rispetto alle unità operative. Non saranno toccati i presidi territoriali, ma riorganizzato il personale, posti in essere demansionamenti e prepensionamenti. Sul fronte operativo, la nuova ARAP dovrà rendere il territorio idoneo all'installazione di nuove imprese, agendo sulla depurazione e l'approvvigionamento idrico, oltre che sulla creazione delle infrastrutture internet di ultima generazione. ARAP quindi si occuperà delle bonifiche dei siti inquinati a partire da Bussi e delle discariche, oltre alla rete a fibra ottica. Inoltre sarà completato il catasto dei siti produttivi. Qual è l'ambizione della Regione? Di inaugurare una nuova stagione di attrazione di investimenti. Perché queste realtà sono nate non per gestire carte o dossier, ma per fare in modo che si trovino bene gli imprenditori che già operano e gli imprenditori che devono arrivare. La Commissione europea ha autorizzato un'estensione del processo di vendita delle 4 banche ponte: Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria, Nuova Carife e Nuova Carichieti. Lo comunica in una nota. La decisione emendata approva una soluzione complessiva per le banche in linea con le regole dell'Unione europea. Il processo di vendita mira a massimizzare il valore delle 4 banche, minimizzando i costi per i contribuenti e assicurando che non diventino necessari nuovi aiuti di Stato, scrive la Commissione.
Forza Italia torna a denunciare il rischio indebitamento per la realizzazione del nuovo ospedale di Chieti. Secondo il project financing presentato dalla società Maltauro, la regione si troverebbe a pagare più di 23 milioni di euro l'anno per i prossimi 27 anni. È un botta e risposta continuo il caso del project financing per il nuovo ospedale di Chieti. Continua a far discutere opposizione e maggioranza, contando anche qualche voce fuori dal coro. Olivieri si è reso conto che questo progetto di finanza, tra le entrate e le uscite per 30 anni, dei dati veri e reali che io ho letto sul bilancio e che non mi sono inventato come qualcuno fa, a pagina 18 di una delle relazioni, porta una differenza di 704 milioni, che diviso 30 anni significa un costo per 30 anni di 24 milioni di euro. A tracciare numeri e cifre è di nuovo il consigliere di Forza Italia Mauro Febbo, che questa volta porta alla luce i dati contenuti nel bilancio d'esercizio del 31-12-2015 dell'ASL di Chieti Vasto Lanciano, chiusa con una perdita di oltre 31 milioni di euro. Il consigliere poi sottolinea che nella previsione di bilancio 2016 si parla di una perdita di 55 milioni di euro. Ecco dunque che un indebitamento per 27 anni, come previsto dal project financing, risulterebbe il colpo di grazia per la sanità. L'ANAC qualche settimana fa, e precisamente il 31 agosto, quindi meno un mese fa, ha bocciato severamente lo stesso progetto di finanza di Nuoro, una ALS di Nuoro, progetto di 1 miliardo 27 anni, è stato solamente bocciato. Questi sono progetti che partono, si bloccano e poi non sa come va a finire. Il rischio è quello che l'ospedale di Chieti come si potrà ritrovare? L'ospedale di Chieti si potrà ritrovare con un progetto di finanza iniziato con molti reparti trasferiti, guarda caso una città molto vicina a Chieti, e dopodiché il progetto di finanza non si potrà portare avanti, avremo l'ospedale chiuso e qualche altra città avrà finalmente l'ospedale di secondo livello. Immediate dimissioni del sottosegretario Mario Mazzocca e la richiesta avanzata dal gruppo regionale del Movimento 5 Stelle all'indomani della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio di applicazione dell'articolo 35 dello Sblocca Italia, che prevede la realizzazione di 8 inceneritori in tutta Italia, di cui uno in Abruzzo. Il Movimento 5 Stelle aveva sostenuto da tempo che alla fine si sarebbe arrivati con lo Sblocca Italia a impiantare un inceneritore in Abruzzo. La cosa è diventata realtà con la pubblicazione del decreto, anche se Regione Abruzzo ha sempre detto che in virtù di un accordo con la Regione Molise si potrebbe utilizzare l'impianto molisano per l'incenerimento. L'assessore Mazzocca deve dimettersi, secondo noi, per manifesta inconsistenza politico-amministrativa. Il Movimento 5 Stelle in più di un'occasione ha chiesto l'approvazione del nuovo piano di gestione dei rifiuti, che scegliesse la linea del solo recupero materia, escludendo in tutti i modi l'incenerimento. L'assessore Mazzocca e questa giunta non hanno fatto nulla. Dell'altro ieri è il DPCM che ci dice che è confermata la presenza di un inceneritore nella nostra regione. A Mazzocca non resta che dimettersi. Perché non è stata eliminata la possibilità di impiantare un inceneritore in Abruzzo? Dai documenti leggiamo che inizialmente nella bozza di decreto che noi annunciamo ad agosto, di decreto attuativo dello Sblocca Italia, erano previsti 11 inceneritori in 11 regioni. 3 regioni, Liguria, Piemonte e Veneto, hanno modificato il piano regionale di gestione dei rifiuti e sono usciti da questa bozza. In queste regioni gli inceneritori non si faranno, questo era quello che abbiamo chiesto a Mazzocca e che Mazzocca non ha fatto. Che cosa si può fare adesso? Si può votare no al referendum costituzionale. La grande battaglia che noi abbiamo fatto contro lo Sblocca Italia, che secondo noi era incostituzionale perché violava delle competenze regionali, adesso si sposta nella riforma costituzionale, dove di fatto lo Sblocca Italia è stato costituzionalizzato. Per cui se vogliamo combattere inceneritori, petrolizzazioni e questa deriva oligarchica nei confronti appunto dello Stato e questa spoliazione di competenze delle regioni a favore dello Stato, dobbiamo votare no al referendum costituzionale.
Lotta continua contro gli inceneritori, contro questo tipo di scelte del governo centrale. Abbiamo scelto la strada dell'economia circolare che sta dando i primi risultati, così il sottosegretario della regione Abruzzo con delega all'ambiente Mario Mazzocca, che poi prosegue: non vale la pena inserire un impianto di incenerimento in Abruzzo, non dal punto di vista ideologico ma sostanziale, non serve, è pericoloso dal punto di vista della salute, perché dal punto di vista geomorfologico sarebbe assurdo un impianto di quel tipo, e soprattutto non conviene dal punto di vista economico finanziario. Ormai da un anno l'amministrazione comunale di Teramo è criticata su più fronti. Il rimpasto di inizio estate pare non sia servito a placare le polemiche verso la giunta guidata dal sindaco Maurizio Brucchi, questa volta attaccato non solo dall'opposizione ma anche dai cittadini. È ormai da tanti definita una giunta in crisi permanente, la cui unica prospettiva è la sopravvivenza nell'immediato. Ormai da un anno l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Brucchi infatti viene attaccata non solo dall'opposizione ma anche dai cittadini. A cominciare dal Partito Democratico guidato da Gianguido D'Alberto, che oltre ad accusare l'amministrazione Brucchi di incapacità totale, definendo la giunta senza progettualità di lungo periodo, questa volta interviene sulla polemica tra commercianti e comune circa lo stallo dei lavori sul Corso San Giorgio. D'Alberto accusa l'amministrazione di aver tentato maldestramente di far ricadere ogni responsabilità sulla sovrintendenza, tentativo impietosamente naufragato durante la manifestazione dei commercianti, alla quale ha preso parte solo l'assessore lavori pubblici Franco Fracassa. Grave inoltre per il PD l'assenza del delegato al commercio, l'assessore Roberto Canzio, sintomatica del fatto che, al cospetto di una giunta incapace di dare e darsi un indirizzo e una coerenza politica, ciascun componente pensa solo al proprio orticello. E poi c'è il Movimento 5 Stelle, il consigliere Fabio Berardini, che oltre ad accusare l'amministrazione Brucchi di incompetenza, dice basta con l'agonia, con un consiglio comunale che non viene convocato da mesi a causa dei litigi interni della maggioranza. Basta i ricatti per raggiungere una poltrona o un incarico nella partecipata. Chiede al sindaco di rassegnare le dimissioni invece di rimanere a galla tra i ricatti incrociati di Gattiani, Dodiani e D'Alfonsiani. In ultimo, il consigliere Berardini chiede pubblicamente una smentita da parte del PD circa le indiscrezioni uscite quest'oggi sulla presunta cena tra Paolo Tancredi, Dodo Di Sabatino e Luciano D'Alfonso, nel corso della quale si sarebbe indicato proprio Dodo Di Sabatino come candidato sindaco del Partito Democratico per le prossime elezioni comunali. Tornando alla questione di Corso San Giorgio, dopo la clamorosa protesta con tanto di catene, presidio e cartelloni, i commercianti lanciano una petizione e in due giorni raggiungono le 900 firme. Il presidio permanente al centro del maxi cantiere continua fino a quando, hanno specificato gli esercenti, i lavori non riprenderanno materialmente. L'atteso incontro con la sovrintendenza, che servirà a sbloccare il cantiere e a indicare le prescrizioni che il comune dovrà seguire per salvaguardare i resti dell'acquedotto romano che sono stati rinvenuti durante i lavori di scavo, è previsto per martedì 11 ottobre. L'ex Ferrotel di Pescara diventerà una casa dello studente al servizio dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara. Oggi sottoscritto l'accordo di programma per avviare l'iter progettuale. Regione Abruzzo, Adso e Comune di Pescara hanno sottoscritto questa mattina l'accordo di programma che avvia l'iter del progetto di riqualificazione dell'ex Ferrotel di Pescara. Il documento consentirà di partecipare ad un avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione con il quale dovrebbe essere finanziato metà dell'importo totale dei lavori, che ammontano a circa 5 milioni di euro. L'accordo prevede che il Comune conceda la gestione per 30 anni dello stabile all'azienda per il diritto allo studio universitario, mentre la Regione finanzierà la progettazione della ristrutturazione per circa 70.000 euro. La casa dello studente dell'ex Ferrotel nel pieno centro di Pescara sarà la seconda casa dello studente del capoluogo adriatico, perché a breve verrà inaugurata l'ex casa Ater di Via Croce con 65 posti. L'obiettivo è garantire il diritto allo studio dei 26.000 studenti dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara e recuperare uno stabile oggi lasciato nel degrado all'interno del piano complessivo di riqualificazione dell'area di risulta. Questo progetto ci convince, ci piace, parteciperemo con grande entusiasmo a questo bando ministeriale insieme a due immobili messi a disposizione da Chieti, quindi dalla città di Chieti. Quindi con questa operazione
cerchiamo di mirare, di puntare appunto, di centrare due obiettivi: l'ex Ferroter a Pescara e due immobili nel centro di Chieti, anch'essi abbandonati in una zona seppur centrale ma purtroppo di periferia, perché non praticata, non vissuta dai cittadini. È andata deserta questa mattina l'assemblea dei soci dell'ACA convocata presso la sede di Confindustria a Pescara. Si terrà quindi domani in seconda convocazione alle ore 10, sempre in via Raiale 110. All'ordine del giorno le comunicazioni del collegio sindacale e il rinnovo dell'organo amministrativo dell'azienda acquedottistica. L'assemblea dovrà esaminare i 69 curricula dei candidati che hanno partecipato al bando per la selezione della nuova governance. Una protesta contro il nuovo piano di trasporto pubblico regionale. A manifestare a Pescara c'erano gli studenti delle scuole superiori che hanno chiesto una legge regionale che tuteli il diritto allo studio. Studenti delle superiori che scendono in piazza per chiedere una legge regionale che tuteli il diritto allo studio. La questione ruota intorno alla recente riorganizzazione dei trasporti pubblici e al caro biglietti. Le idee sono chiare, la loro proposta tocca in dettaglio tutti i punti. Oggi noi studenti di Pescara, studenti delle superiori di Pescara, assieme agli studenti di Lanciano e di Sulmona, parleremo e chiederemo l'apertura di un tavolo di lavoro con la Regione e con la TUA, il servizio di trasporto pubblico, per far sì che vengano attuate le proposte che abbiamo elaborato di Mi Muovo sul trasporto pubblico locale, per garantire un trasporto gratuito per tutti gli studenti, alle corse notturne e abbonamenti integrati ferrogomma. Ovviamente tutti questi interventi andrebbero a garantire il diritto allo studio. Il diritto allo studio che purtroppo non è rispettato in tutta Italia, ma soprattutto in questa regione, a causa di una legge regionale ferma al 1978, quindi non più idonea per rispettare, per far garantire i bisogni degli studenti. Per questo anche su questo lato incontreremo dei dirigenti dell'assessorato all'istruzione e chiederemo che si inizi a parlare in consiglio regionale della tematica e che si inizi a pensare di aprire un tavolo di lavoro con il mondo della scuola per aggiornare la legge. Trasporti inaccessibili, eccessivamente costosi, molte volte insicuri, si prende ad esempio la corsa che prese fuoco 2 anni fa, la corsa studentesca diretta a Penne, e molte volte non garantiscono nemmeno l'arrivo a scuola prima dell'orario, prima della prima ora, quindi in tempo. E ora apriamo la pagina dello sport, parliamo di Serie A e parliamo anche della vicenda Sassuolo-Pescara, che oggi ha visto una sua quasi conclusione definitiva ed è andata bene al Pescara, perché la Corte Sportiva d'Appello ha respinto, come vediamo da comunicato ufficiale, ha respinto il ricorso del Sassuolo circa la decisione del giudice sportivo di dare lo 0-3 a tavolino a favore del Pescara, dunque confermato il risultato proprio definito dal giudice sportivo di 0-3. Il Pescara in questo modo resta a quota 6 punti in classifica, dicevamo una vicenda che è quasi definitivamente chiusa, in realtà c'è un terzo grado, vedremo se il Sassuolo vorrà fare ricorso presso il CONI, una vicenda che ruota proprio di fronte a questo giocatore, intorno a questo giocatore, l'ex Antonino Ragusa, che non poteva essere schierato perché, secondo quanto detto dal giudice sportivo, non era arrivata la PEC, la comunicazione dunque ufficiale alla Lega del tesseramento del giocatore che era stato prelevato dal Cesena. Dunque respinto il ricorso del Sassuolo, restano i 3 punti al Pescara. Ci sono anche le dichiarazioni del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che dice: non c'è da parte nostra nessuna soddisfazione ma solo la consapevolezza di avere visto rispettate le regole. Se ci sono delle regole, aggiunge sempre Sebastiani, è giusto che vengano rispettate. Questo pronunciamento conferma che evidentemente la regola non è stata rispettata. Dispiace per il Sassuolo, ma io mi sarei comportato in modo diverso, ammettendo l'errore. Poi si può discutere la norma, giusta o sbagliata che sia, oggi è questa: se si decide di partecipare a un gioco è doveroso rispettare le regole.
Intanto la squadra continua a sudare sul campo nonostante la sosta di campionato, c'è da preparare il match del 15 ottobre contro la Sampdoria. Ascoltiamo il difensore ed ex di turno Michele Fornasier. Michele Fornasier, questa sosta probabilmente arriva nel momento giusto per ricaricarsi e recuperare anche qualche giocatore in vista poi della gara con la Sampdoria. Sì, assolutamente. Viene anche dopo purtroppo un brutto risultato, però come hai detto te è giusto tornare a lavorare e così abbiamo più tempo e anche per recuperare qualche infortunato. Mente fredda, torniamo un attimo a parlare della gara con il Chievo, non è stato il miglior Pescara, probabilmente vi potevate alla fine anche accontentare del pareggio, invece sono arrivati quei due gol nel finale che hanno fatto saltare un po' i piani. Sì, purtroppo sì, però secondo me comunque non avevamo giocato poi così male, avevamo fatto la partita che doveva essere, perché sapevamo la squadra che avevamo di fronte, molto esperta, e poi purtroppo due errori e due gol subiti, però sapevamo che questi erano i pericoli di andare incontro a una squadra così esperta come il Chievo, e d'altronde sono in Serie A da tanti anni anche per questo. Un po' presto per parlarne, però vogliamo già volgere lo sguardo alla gara con i Bucerchiati, una Sampdoria che non ha iniziato benissimo il campionato. Sì, ha avuto una flessione di risultati dopo le prime due partite, però comunque una squadra molto organizzata, e c'ha parecchi giovani anche la Samp e anche comunque con un mix di giocatori esperti in vari ruoli, e dovremo stare attenti perché comunque è una squadra molto ostica da affrontare in tutti i campi. Di là dei risultati c'è però un dato positivo, è quello dell'affetto dei tifosi, numerosi anche nella gara con il Chievo. Questa piazza è sempre vicina comunque alla squadra. Sì, assolutamente, e ce ne accorgiamo comunque anche noi giocatori, che anche a fine partita comunque lo stadio era sempre stato pieno, riempiono sempre lo stadio e cantano e ci applaudono anche alla fine, anche purtroppo dopo risultati negativi. E ora la Lega Pro, venerdì di vigilia per il Teramo che domani alle 18.30 al Bonolis ospiterà il Padova di Oscar Brevi. Il tecnico patavino peraltro è squalificato per una giornata, quindi domani non sarà in panchina a guidare la sua squadra. Nel Teramo out Carraro, c'è ancora qualche nodo da sciogliere di formazione per Nofri, potrebbe giocare Sales a destra al posto di Scipioni, c'è anche l'eventualità di un impiego di Paolo Antonio al posto di Petrella, confermato il modulo 4-4-2, ascoltiamo come il tecnico biancorosso presenta questa difficile partita. L'avversario non ha bisogno di grandi presentazioni perché sapete benissimo che il Padova è una squadra costruita per vincere, una squadra importante con giocatori di categoria superiore, annovera tante presenze anche in Serie B, e quindi dobbiamo fare sicuramente una partita sopra le righe per poter ottenere un risultato pieno. E dobbiamo fare una partita dove non diamo grandi palline del gioco agli avversari, perché il Padova, ripeto, ha giocatori di categoria che sanno comunque sia gestire la partita, che sanno palleggiare, che fanno del singolo una componente, ripeto, sopra la media per quanto riguarda la categoria. E ripeto, cerco di valutare quello che vedo durante la settimana e quello che è comunque sia la sostanza. Ho già detto in precedenza che noi dobbiamo in questo momento fare punti perché la classifica comunque sia ancora deficitaria, e dunque cerco di mettere in campo giocatori che mi danno grande affidabilità da tutti i punti di vista, dal punto di vista comunque sia della partecipazione, da quello della corsa e dell'aggressività e del giocare, perché cerchiamo sempre di provare a giocare, anche se in alcuni momenti ci siamo riusciti più, in alcuni momenti meno. Ci sono gli avversari, ci sono dei momenti della partita in cui gli avversari ti vengono a prendere alto e non puoi comunque sia sviluppare. Padova-Venezia possono rappresentare qualcosa di particolare nell'economia di questo campionato? Beh, sono due partite intanto con avversari sicuramente dal valore altissimo, e quindi se noi riuscissimo a fare il risultato in tutte e due le gare sicuramente prenderemmo, al di là di punti in classifica, ancora più forza a livello di squadra, no? Quindi noi ci proviamo, la squadra sta bene.
E chiudiamo con la Serie D, con un ultimo servizio. Dopo le ultime sconfitte e i tanti infortuni subiti, corre ai ripari la matricola Pineto, che ha tesserato nelle ultime ore l'attaccante Mauro Ragazzu e il centrocampista argentino Ezequiel Straccia. In prova e potrebbe firmare nelle prossime ore anche un altro centrocampista, Michele Rinaldi. Il servizio. Come annunciato nei giorni scorsi dalla società, il Pineto è effettivamente tornato sul mercato proprio per far fronte ai numerosi infortuni che hanno attanagliato soprattutto tra i centrocampisti la formazione biancazzurra in questo avvio di stagione in salita. E oggi pomeriggio, proprio qui al Mariani Pavone, sono stati presentati i due nuovi arrivati. Si tratta del centrocampista Ezequiel Straccia, ex Giulianova, e del centravanti Ragazzu, ex Jesina, ma conosciutissimo al calcio d'Abruzzo per aver indossato nel corso della sua brillante carriera le casacche di L'Aquila, Sant'Egidiese, Morro d'Oro e San Nicolò. Purtroppo i tempi di recupero dei centrocampisti sono abbastanza lunghi, forse riusciamo a recuperare Giuseppe Rachini, però Giuseppe viene da 8 mesi di inattività con un crociato rotto, quindi non sarà brillante nelle prime gare. Logoluso ha almeno un altro stop di 20 giorni, Marfia ne avrà per un mese, e quindi il Pineto non può andare avanti giocando con un solo centrocampista di ruolo, anche perché Esposito da solo non può reggere un centrocampo di una squadra di Serie D. Purtroppo adesso valuteremo il perché di tutti questi infortuni muscolari con i tecnici e vedremo insomma di cercare almeno di prevenire per il prossimo futuro. Con Ezequiel Straccia, uno dei due nuovi arrivati oggi qui a Pineto. Sì, sono argentino, ho giocato l'anno scorso in Giulianova, ho arrivato oggi qua a Pineto, sono contento. No, mi hanno chiamato il mio procuratore, mi ha detto che è una società buona, quindi è accettato e sono qua. Stai bene? Sei pronto eventualmente anche per poter giocare domenica? Sono pronto, penso che sì, quello lo deve vedere il mister, no? È tutto per questa seconda edizione del TG6, la prossima alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.